mi hanno detto a microfoni spenti, Emanuele col destro di solito sale sul pullman. Beh, mai esatto. E poi mai si poteva pensare un gol del genere. Complimenti davvero. Grazie mille. Innanzitutto, appena ho visto il Banegas che poteva cambiare il gioco, ho chiamato la palla. Di prima intenzione volevo portarmela sul sinistro per calciare e ho visto gli spazi chiusi e me la sono portata sul destro. E ho visto uno spazietto con la porta, il portiere stava troppo defilato a sinistra e non ci ho pensato due volte e l'ho calciato col destro. Pallone che ha preso velocità anche poi toccando più di una volta sul sintetico. Se non mi sbaglio ho fatto un rimbalzo, penso. Sì, un rimbalzo che ha indirizzato il pallone nella parte giusta. Ti chiedo, ci vuole tanta personalità per un'azione del genere, ma soprattutto ci vuole personalità, e te lo dico perché ho vissuto le vostre vicende sin dall'inizio, per conquistare un posto da titolare e poi tenerlo stabile lì in tasca, perché mister Cappellacci ti schiera sempre titolare, appunto. Inizialmente è stato molto difficile inserirsi in una squadra comunque che era formata, stava andando bene, molto forte. Però io ho un'idea di allenarmi sempre al massimo, dare sempre il massimo e comunque vadano le cose. E piano piano, dopo l'amichevole col Trastevere, mi sono messo in mostra, mi ha dato una chance il mister e l'ho sfruttata al massimo. Mi sono fatto vedere pronto e da lì diciamo che posso essere soddisfatto del mio cammino qui all'Aquila, perché comunque lo sapevo di arrivare in una piazza importante con un tifo notevole e quindi sono molto soddisfatto ad oggi del mio percorso. Non l'ho chiesto al Pocio Banegas, lo chiedo a te, perché di solito quelli un po' più maturi sanno nascondere le emozioni. Tu però devi raccontarmi, se ti va ovviamente, il polso dello spogliatoio dopo questa vittoria e dopo aver saputo del risultato dell'Avicor Stadium tra Campobasso e Notaresco. Allora, nello spogliatoio comunque siamo sempre uniti e compatti e certo quando succedono queste cose siamo molto contenti, ma noi da qui a un mesetto e mezzo, che o da quando sono arrivato, che vediamo di domenica in domenica, cerchiamo sempre di portare 3 punti a casa e poi vediamo le altre come fanno. Comunque noi vogliamo dare sempre il massimo e andando di questo passo stiamo facendo bene e ci crediamo fino alla fine. Hai voglia di ripeterti sotto porta? Certo, magari.